Bisogna riconoscerlo e poi eh, quando su questo canale è sempre stato detto che quest'anno a differenza dell'anno dell scorso non, non sarebbe stato permesso lo smantellamento della squadra, sembra quasi che Skinner rimanga tra di noi e, e cosa ti devo dire? Devo accendere un cero? perché ho tre difensori per giocare in una difesa a tre, non accendo un cielo dovrebbe essere una cosa normale ora qualcuno la permanenza di Schinia la vuole far passare per un miracolo ma abbiamo sempre detto che difficilmente avrebbero potuto smantellare la squadra come l'anno scorso vedi cosa è successo a maggio 2021 vedi il discorso della Grass Trust dove nessuno ci risponde perché c'è questo pegno fino alla controllante continuano a non risponderci sulla trust, eh, nessuno ti dice perché cioè questo per me mi hanno detto che è tutto a posto e fa security agent ci, deve, ci dovete spiegare perché c'è questo pegno fino alla controllante delle controllanti ad Hong Kong perché c'è questo pegno <ride> ovviamente sono contento di Maneskinia ma l'Inzaghi eh, gioca contro i difensori Centrale, cosa volevamo fare? Volevamo giocare con due e adattare dei terzini. Mi sembra il minimo: avere un terzo, un terzo centrale titolare forte. Anche se Devrai, a cui è stato rinnovato un contratto, e da quello mi hanno detto è stato rifiutato. Sembra che comunque ci riproveranno. Occhio però, perché lo vorranno far passare per un miracolo la permanenza di Schigna, e quindi ti faranno bere a Cerbi. Te lo dico subito, eh ti faranno, ora vedrai come miracolo Inter, Skinner rimane, come se, capito, e poi ti faranno, e poi molto probabilmente ci sarà la suppostina a Cerbi, io ancora spero di no su Acerbi. Però qui c'è Nico in chat, ci sono tanti ragazzi che, avevano, che erano terrorizzati, no? Eh, su Skinner, io, io dicevo, ragazzi, non penso e parte a Skinner, non sono sicuro al 100%, ma non penso proprio e parte a Skinner. È fondamentalmente andava sì chi ha garantito per questo asset e c'è chi ha garantito per questo asset non fa smantellare la squadra non succede luca quacchini venduti via non succede più molto probabilmente però ci sarà la suppostina acerbi perché ti faranno passare come miracolo la permanenza di schignano questo sì questo è molto probabile, ragazzi. La suppostina Cerbi me la prenderei anch'io come voi. Eh. Parliamoci sinceramente. Poi nel, fr nel frattempo sono usciti un po' di articoli spazzatura che i ragazzi hanno commentato in chat, si sono messi a ridere, quindi vado a rileggerne un paio perché sono fantastici. E... Ah beh, bellissimo questo su Cree. Vi leggo questo su Octree ragazzi, ricordatevi. Ricordatevi cosa Octree inter si ridiscute il prestito. Ascoltate bene, parte dovrebbe aver scritto tutto sport. Fantastica. Octree inter si discute il prestito per in situazione complessa. Si discute il prestito per sull'unica situazione complessa, <ride> questo articolo dice ah, Optree non è interessato ad avere impegno sulle azioni e ci credo, ce l'ha già il impegno sulle azioni ma cosa scrivete ragazzi? cioè ma a meno vi volete impegnare quando scrivete queste cose qui? Opti. non è interessato ad avere impegno sulle azioni, ce l'ha già Optree poi cosa ridiscuti? il tasso di interesse, il pick bond cosa ridiscuti? ma cosa deve ridiscutere? Sai? cosa deve ridiscutere? <ride> fantastico poi sono usciti su dei portali web un paio d'ore fa. Zanga non molla la presa, il fatturato gli sorride. Eccolo il secondo articolo. Bellissimo questo è fantastico. Zanga non molla la presa, il fatturato gli sorride. Altro articolo farneticante <ride> a ricavi per 330 milioni e ne spende 500. <ride> ma di quanto può sperare che aumentino i ricavi ragazzi? Ma. Ma anche voi, no? Io non ho mai detto giornalai, ma quando scrivete, cioè vo voi offendete secondo me l'intelligenza delle persone a scrivere queste cazzate ragazzi. Il problema è che ormai la gente si sta informando, non vi vede più nessuno. E comunque noi aspettiamo ancora una risposta sul discorso della Grass Trust. Perché la Grass Trust ha pegno sulla controllante a Hong Kong? Come mai? non fa da security agent la glass trust fa da escrow agent perché per, perché nessuno risponde e eh, a me mi hanno detto è tutto a posto sì ma dov'è dov'è un articolo ufficiale dove l'inter dice non che ci dice a noi non siamo così presuntuosi presuntuosi dov'è un articolo ufficiale dove l'inter dice glass trust è solo lì per controllare il discorso di ok non mi sembra ci siano articoli ufficiali da parte dell'inter perché la grass trust al pegno fino alla controllante di Hong Kong e non avrebbe motivo di avere il pegno se non per una cosa sola per la vendita dell'inter. Però ci rimbalzano tutti, nessuno ci spiega perché c'è il pegno ad Hong Kong. Io dichiarazioni ufficiali dell'inter non ne ho viste, smettite dell'inter non ne ho viste perché dire no tutto a posto è facile. Ripeto ragazzi, il fatto che comunque loro non potessero smantellare quest'anno era scontato. Proprio per quello che è successo a maggio 2021. Ve l'hanno detto 500 volte ragazzi, soprattutto FMBEC. Nessuno permetterà coloro che hanno garantito a questo asset, nessuno garantirà di smantellarlo, questo asset per cui hanno garantito. Quindi la permanenza di Skinner era normale te lo ripeto un'altra volta ci, ci vogliono mettere la suppostina però occhio perché la faranno passare per un miracolo la permanenza di Schigna quando hai un allenatore giù alla difesa a tre e hai solo tre centrali titolari cosa volevi fare? Volevi vendere Schigna per fare che poi? cioè alla seconda di campionato volevi, volevi vendere Schigna per mettere un altro titolare che prima si tasse, che prima capisse eh, l'ambiente ci volevano due o tre mesi per fare che? per buttare all'aria un campionato? ma quale pazzo avrebbe poi a parte il discorso di chi ha garantito gli asset ragazzi, ma quale malato di mente va a vendere Schignar alla seconda di campionato ma siamo matti lascia perdere l'asset che ha garantito ma come fai a pensare solo lontanamente di vendere Schignar alla seconda di campionato ma cose mai viste nel calcio eh. cose mai viste nel calcio e poi ora, in queste ore, comunque erano tutti a Acerbi vicino all'Inter. L'O Tito era ascoltato e ha preso il prestito perché Acerbi è un giocatore fuori rosa e si allena a parte ed è un problema per la Lazio. Ha rotto con l'ambiente, ha rotto con i tifosi. Normale lo Tito prova a scoccarti qualcosa quando poi si rende conto che te comunque eh, gli togli anche, oltre a un problema, gli togli anche 2 milioni e mezzo di ingaggio. Perché Acerbi prende 2 milioni e mezzo, lo Tito dopo Correa, secondo me, fa un altro bingo, anche se te lo dà. Gratis. Sono curioso di vedere come sarà accolto eventualmente a Cerbi, perché io non ho problemi a dirvelo. Per me è uno schiaffo morale da interista vedere arrivare un giocatore come Cerbi all'Inter. Su, su tanti fronti. Non solo da fronti calcissimi, ma anche da, 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 dal lato, cioè, non, non puoi fare questo ai tifosi dell'Inter, capisci? Rimane l'undici titolare che è abbastanza forte, rimane anche ancora eh, il grosso dubbio di Gosens che... Mh, sembrerebbe non giocare nemmeno titolare domani quindi c'è cioè, ancora ci sono tante ci sarebbero tante cose da aggiustare purtroppo ragazzi tutte quest'anno in questo mercato qui non le potranno aggiustare e cercheremo di fare con quello che abbiamo non è un problema però bisogna essere sinceri non bisogna prendere pericolo i tifosi dell'inter non parlo delle proiezioni sui duomo di messi parlo in generale i tifosi dell'inter non bisogna prenderli in giro bisogna dirgli la verità Parlo anche di chi è su YouTube. In generale, eh, non parlo di uno solo, parlo di tutti. Capisco che qualcuno ci guadagni, però bisogna dire la verità, secondo me. Perché la verità, prima o poi, ti premia sempre. Ciao, Inter.